Jeremias Rodriguez torna a parlare, inedito post su Giulia De Lellis dopo il GF VIP. Jeremias Rodriguez torna a parlare, il post su Giulia De Lellis dopo la conclusione del GF VIP. Da quando ha lasciato la casa del Grande Fratello VIP, Jeremias Rodriguez si è piuttosto defilato dai riflettori. Non ha finora abusato dei social, e la tentazione nel suo caso sarebbe forte, non ha rilasciato tantissime interviste, si è sottratto a Barbara D'Urso, come Cecilia, per vecchie ruggini tra la conduttrice napoletana e Belen, e tutto sommato continua a mantenere un basso profilo. Così, acquisisce maggior risalto il post che su Instagram ha dedicato a Giulia De Lellis poche ore fa. Un messaggio, quello inviato dall'argentino, davvero dettato dal cuore e per nulla retorico. E pensare che prima dell'avventura al Grande Fratello VIP tra i due non correva certo buon sangue, visti gli screzi social precedenti e una rivalità tra i due piccoli Rodriguez e la coppia D'Amellis. Giulia De Lellis, il messaggio di Jeremias, sei enorme e mi manchi. Sei enorme piccolina e mi manchi da morire. Il pensiero di Jeremias, apparso sul suo profilo Instagram, arriva sotto a una foto postata in compagnia di Giulia all'interno della casa del GF VIP. Tra i numerosissimi commenti scritti sotto lo scatto se ne legge uno del medesimo argentino che, circa gli screzi del passato con la De Lellis, ha chiosato, solo i CRE. Lì non cambiano idea. Curioso notare anche che la dedica all'ex compagna d'avventura del GF sia arrivata appena dopo la messa in onda dell'intervista dell'esperta di tendenze a Verissimo, dove è stata raggiunta dal suo Andrea Damante con tanto di svelamento di un'imminente promessa di matrimonio. Insomma, a breve i D'Amellis potrebbero far sapere la fatidica data dell'altare. Si resta in attesa di news più dettagliate. Jeremias, Cecilia e Belen, la famiglia Rodriguez più unita che mai. La seconda edizione del Grande Fratello VIP, tra le tante cose che ha svelato, ha fatto pure capire qualcosa in più della chiacchieratissima famiglia Rodriguez. Sia che il clan argentino è unitissimo, legato da vincoli molto forti d'affetto e d'amore. Come ha sottolineato in diverse occasioni Alfonso Signorini, ora è più chiaro il fatto del perché Belen abbia voluto a tutti i costi portare i suoi affetti cari in Italia, avendoli quotidianamente al suo fianco.